Una preghiera che si fa musica per chiedere la pace. A farlo, sul palco allestito davanti alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per il tradizionale concerto del 2 luglio in onore della patrona della diocesi, due voci significative per la rispettiva provenienza, la soprano ucraina Victoria Kolod e il tenore russo Vladimir Reutov, a cui si unirà il baritono italiano Sergio Bologna. Accompagnati dall'orchestra Chiavari Classica e dalla corale Guglielmi, proporranno il concerto lirico sinfonico Vo gridando pace. Voce recitante, prete Rinaldo Rocca. Io proclamerò la visione profetica di Isaia quando vede le lance trasformate in falci e una poesia attuale, contemporanea, che presenta due mani che si incontrano da rive diverse e costruiscono un ponte, che è sempre un po' lo scopo della nostra vita, quello di costruire ponti, di collaborare, di essere positivi e non di distruggere. Quindi, in onore della Madonna, chiedendo alla Madonna che faccia lei quello che noi non riusciamo a fare per la pace. Il concerto è promosso dall'Associazione Simon Boccanegra in collaborazione con la Diocesi, il Comune di Chiavari, il Villaggio del Ragazzo, la Regione e la Fondazione Stella dell'Evangelizzazione. Un'occasione per riflettere sull'immenso valore della pace fra i popoli, grazie all'universale messaggio di fratellanza che proviene da immortali pagine di musica e poesia. Il programma prevede brani di Campodonico, Gounod, Puccini con il Nessun Dorma della Turandot e Giuseppe Verdi con brani dal Rigoletto, il Nabucco e il Simon Boccanegra. Il gran concertato, dove ci saranno coinvolti i tre cantanti, il coro, l'orchestra, tutto insieme, che Vo gridando pace, che è anche un pochino il titolo del concerto. In realtà poi quest'area inizierà da Plebe Patrizi Popolo per renderla più completa, però diciamo che il succo dell'opera è questo. E anche gli altri brani comunque hanno un senso di pacificazione.